Benvenuto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Pisa University Press dal titolo Il fegato del vescovo, studi di confine sui confini della Lunigiana medievale di Enrica Salvatori, che abbiamo un grande piacere di avere nostra ospite, la quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo fegato. Prego Enrica, a te. Anto, allora, innanzitutto grazie dell'ospitalità. Beh, diciamo che il fegato del vescovo è uno studio non solo di storia medievale, principalmente di storia medievale, io sono una medievista, però sia il titolo che il sottotitolo hanno perfettamente senso. Il fegato del vescovo si capisce fin dalle prime pagine perché è tratto da un fantastico documento lunigianese in cui il vescovo apostrofa gli obertenghi di allora, che ancora non hanno cominciato a chiamarsi Malaspina, del fatto che occupando e incastellando un particolare territorio agivano come se gli strappassero il fegato. Da questa idea iniziale è venuta anche diciamo l'idea mia di connettere i lavori di questi ultimi 10 anni come minimo, se non di più, sulla Lunigiana medievale, studi condotti veramente a confine tra le discipline, quindi in cui non c'è solo, cioè c'è in gran parte e sostanzialmente ricerca storica medievistica, quindi sulle fonti e sulla bibliografia, sulla storiografia. Però c'è anche altro, c'è l'attenzione agli strumenti della digital history, quindi all'uso di alcuni tool, di alcuni strumenti per enucleare meglio i dati dei documenti. C'è l'attenzione alla public history che mi ha interessato in questi ultimi anni. E quindi è veramente un po' un libro, come dire, io lo definirei borderline, nel senso che proprio sta sta sui confini di diverse discipline. Nella prima parte sostanzialmente metto in discussione, ed è questo forse uno dei motivi per cui potrebbe interessare a un pubblico un pochettino più ampio che non quello interessato, che ne so, alla zona ligure tosco-emiliana, che poi è quella toccata dalla Lunigiana medievale. Il dato interessante è proprio la critica e la rivisitazione del concetto di regione storica, perché in Italia abbiamo molte di queste regioni. In qualche caso queste regioni storiche hanno un folto gruppo di storici, sia locali sia accademici, che in qualche maniera sostanziano di contenuti l'esistenza di queste regioni, anche dal punto di vista proprio di definire ciò che è dentro la regione storica e ciò che è fuori. In particolare Lunigiana è stata la stagione dell'inizio del Novecento a disegnare letteralmente la Lunigiana storica, però questo disegno scientifico e poi è stato accolto in maniera assolutamente acritica, ovviamente dalla popolazione, per cui ormai è una realtà assodata a prescindere dalla validità scientifica di queste prime indagini del Novecento. E quindi diciamo, forse può interessare chiunque va a lavorare su questi temi per vedere se l'evoluzione è stata uguale e se e come invece cambiare un po' il racconto, perché diciamo la scienza storica ha il dovere di dare alla popolazione le ricerche più aggiornate, le motivazioni più aggiornate anche della loro identità territoriale, cioè di far capire bene quali sono i contenuti storici di un territorio. Questa è, diciamo, la prima e in un certo senso l'ultima parte. Nella parte centrale, secondo me, due sono le cose che possono appunto di nuovo interessare un pubblico interessato al Medioevo, ed è proprio la rivisitazione di tutto ciò che attiene il rapporto tra potere e spazio in una regione che non ha mai, in un ambito, uno spazio che non ha mai avuto
un'unità amministrativa che invece è stato attraversato da diversi eventi e in particolare, forse tra le novità migliori, c'è la riconsiderazione della provincia federiciana, cioè della provincia che pare crearsi sotto Federico II e che poi ha una sua evoluzione, unita al titolo comitale del Vescovo di Luni, perché il Vescovo di Luni è uno di quei vescovi che ottiene tardivamente, molto tardivamente, da Federico Barbarossa il titolo comitale. E su questo titolo comitale la storiografia locale ci ha un po' inzuppato il pane in maniera eccessiva, cioè dando una valenza eccessiva rispetto a quello che era la realtà dell'epoca, questo titolo imperiale. E sempre nella parte centrale c'è una cosa a cui ho tenuto molto e che forse sì, questa è ancora più interessante per un pubblico non specificamente interessato alla Lunigiana, è il discorso dei Normanni. Mi ci sono dedicata e ho avuto, diciamo, ritengo di aver dimostrato abbastanza bene la completa falsità il fatto che non sia mai avvenuto l'attacco a Luni dei Normanni, e questa ricostruzione ha messo in luce tutta una trasmissione del testo, diciamo della fake news, cioè dall'inizio della fake news a tutta la trasmissione. Attraverso le opere letterarie del Medioevo, a partire da Dodone di San Quintino fino al 400 e fino a oltre, perché questa letteratura è stata poi recepita dagli eruditi locali del 600. Quindi sostanzialmente, dunque, se oggi si va su un qualsiasi sito internet che parla di Luni, tranquillamente trovate che è stata distrutta dai Saraceni e dai Normanni. In realtà questa consapevolezza, che è falsa, ulteriormente che è basata su un falso, Luni non ce l'aveva fino al 600 sostanzialmente, cioè nasce tra la fine del 400 e si consolida nel 600. Tramite appunto questa trasmissione di un aneddoto molto efficace, molto bello, talmente bello che è stato ripreso dalla serie contemporanea televisiva Viking, che è quello del finto funerale di Ragnar. Questa è proprio una favoletta, un topos, probabilmente anche se il primo a crearlo è Dodone da San Quintino, che è talmente bello, funziona talmente bene, che poi viene ribattuto da una serie impressionante di letteratura medievale, fino ad arrivare al 400 tedesco, e poi dal 400 tedesco sbarca in Lunigiana anche da noi. Per dirne una, Dante non la conosceva, quindi è veramente posteriore come affermazione di fake news. L'ultima parte è veramente nuova ed è veramente innovativa. Perché? Perché è di public history. Sostanzialmente, dopo questa analisi storica che ha toccato, per essere chiari, anche l'età moderna, con una raccolta di dati che io ho messo a disposizione su Zenodo in Ottemperanze e Principi Fair. Cosa vuol dire? Vuol dire in sostanza che chiunque di voi può scaricarsi i miei dati di ricerca, analizzarli in maniera diversa e magari anche trovare risultati che io non ho visto o inficiare i risultati che io dichiaro di aver trovato. Ecco, tutta questa analisi alla fine mi ha portato a chiedermi: beh, ma qual è adesso la percezione, non solo la percezione di cos'è la Lunigiana da parte di chi la frequenta e la abita, ma soprattutto qual è la percezione dell'origine storica di questa regione, cioè qual è la storia che le persone che parlano di Lunigiana si raccontano, raccontano a se stessi, cioè qual è la dimensione temporale identitaria di questa regione. E l'ho fatto tramite un questionario pubblico che è stato presentato in diverse sedi, che ancora si può, a cui si può partecipare e in cui è possibile vedere i risultati in tempo reale. Quindi una maniera, diciamo, molto di interazione col pubblico per far ragionare il pubblico stesso, far proprio dire al pubblico
Quali sono le radici storiche della sua appartenenza territoriale? Una risultanza è stata che quello che viene fuori adesso è quello che veniva fuori anche da un lunigianese del 400 che ha scritto una sua autobiografia, in cui emerge una lunigiana del paesaggio, una lunigiana che è stata costruita dalla storia proprio da questa frammentarietà. Di poteri, di domini che hanno costruito questi castelli, e però questa è una visione che è la medesima ma opposta come lettura da quella degli eruditi. Chiudo con questa spiegazione. La visione della lunigiana storica che nasce dall'erudizione seicentesca e poi viene accolta dall'Ottocento e dal Novecento e ribattuta, che è quella di una lunigiana che non riesce a ottenere un'unità di confine perché è troppo frammentata e perché è priva di città. Come colpe queste, cioè frammentazione dello Stato e mancanza di un centro, come colpe storiche della regione lunigiana. La frammentarietà c'è, la mancanza di città c'è, ma la popolazione, questa è vista come una realtà costitutiva dell'essere lunigiana, cioè è proprio l'essere non sottoposto a un unico dominio, l'essere dinamica e il fatto che di aver avuto questo costante dinamismo di domini ha impedito il fatto che né Genova né Milano né Firenze siano riusciti a occuparla interamente. Quindi è rimasta una zona cuscinetto per secoli, ma questa zona cuscinetto piena di castelli che nascevano e morivano, piena di dinamiche interne, ha di fatto caratterizzato l'essere lunigiana. Quindi il paesaggio antropico e naturale della lunigiana è quello che è sentito dalla popolazione attuale come proprio quello caratterizzante l'essere lunigianese. Insomma, questo con questa, diciamo, racconto però fatto dagli stessi abitanti, dagli stessi residenti, che si chiude questo diciamo, libro del Medioevo un po' poco medievale, cioè un po' medievale, un po' no. È interessante, io fra l'altro adoro la Lunigiana dal punto di vista dell'offerta turistica attuale, non medievale. È sicuramente un posto che se uno non c'è mai andato ci deve andare per forza perché offre davvero di tutto di più: paesaggi, castelli, borghi, cucina, enogastronomia, quindi è vero, è una riflessione che io non avevo mai fatto, non ha mai avuto un centro e non ha mai avuto una dominazione unitaria, no? Quindi questo ha costituito anche la sua particolarità rispetto a, soprattutto essendo vicinissima al Tirreno, quindi a una zona dove di passaggio ce n'era veramente tanto. Esatto, sì. E poi anche a giganti, Genova, Pisa, Lucca, Sì, insomma, quindi, e infatti, Firenze poi. quindi io ti ringrazio davvero tanto. Ricordo il titolo del libro così possono acquistarlo, che è Il fegato del vescovo, titolo troppo, troppo carino, troppo bello, ma sono studi di confine sui confini della Lunigiana medievale, appena pubblicato da Pisa University Press, di Enrica Salvatori, che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite, che io ringrazio davvero tanto per questa preziosa pubblicazione. Grazie a te, grazie a te. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora e a presto. A presto.